così via. Insieme alle onde up c'è un altro aspetto che bisogna considerare. Molti di voi già conoscono il problema. Mi riferisco alle scie chimiche. Perché le scie chimiche? Le scie chimiche, siccome il progetto up ha bisogno di una grossa trasmissione elettrica attraverso la ionosfera e l'etere, e l'atmosfera anche, per avere una efficacia a terra di gran lunga superiore, che cosa fanno queste... Non avete mai visto in cielo? Ve lo farò vedere, io ho fotografato a Lucera le scie chimiche, ma addirittura 9, 10, 11, 12 scie contemporaneamente, tant'è che ho detto, ma siamo all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York oppure a Lucera? Visto che il Federico II non funziona nemmeno, non ho capito come mai tutte queste scie. Sapete che cosa mi hanno risposto molti amici di Facebook? Mi hanno detto, ma quelli sono gli aerei. Allora, gli aerei di linea che invece volano altissimo, questi invece sono scie chimiche, come vedete, che sono ad altezza di antenne, addirittura televisive in alcuni casi. Allora, qualcuno mi ha detto, di nuovo tu racconti delle balle. A proposito delle scie chimiche, e io dico, ma è possibile che Massimo D'Alema, allora il 12 marzo 2007, Jan de Hoop Scheffer, segretario generale della NATO, dichiara che, virgolette, in materia di difesa missilistica non ci devono essere paesi di serie A e paesi di serie B all'interno della NATO. Il ministro degli esteri Massimo D'Alema dice di condividere l'opinione di Scheffer, auspicando che la proposta degli USA di estendere il loro scudo all'Europa venga discussa dalla NATO e dall'Unione Europea. Non dice però che l'Italia ha a questo punto già sottoscritto il memorandum di accordo quadro ed è stata quindi promossa in serie A. Massimo D'Alema, in questo paese del quarto mondo, dove non esiste, non solo non esiste la democrazia diretta, ma esiste una dittatura mafiosa che ci sta facendo passare sopra le teste qualsiasi tipo di legge. Se un domani non potremo più muoverci da questo paese, non ci lamentiamo, perché, ve lo ripeto, è sempre colpa nostra. I mezzi oggi per informarsi ce li abbiamo, esiste internet, buttate il televisore dalla finestra, buttate le radio dalla finestra, accendete internet. Queste cose si sanno solo tramite internet, tramite gli amici, noi facciamo tam tam da una parte all'altra del globo terrestre. Questo mezzo è sensazionale, è una rivoluzione paragonabile a quella di Gutenberg nel 1484, quando si fonda per la prima volta la tipografia e la stampa. La firma dell'accordo quadro, attenzione, viene dunque tenuta segreta al Parlamento e a quanto si dice addirittura extraparlamentare, non nel senso di sinistra, extraparlamentare proprio perché anche sopra le teste del Parlamento c'è qualcuno che firma degli accordi con questi governi ombra degli Stati Uniti. Tenuta segreta al Parlamento e a quanto si dice anche a parte della coalizione governativa. In quel periodo c'era il centro-sinistra. Un accordo di tale portata avrebbe dovuto invece essere sottoposto al Parlamento prima della sua conclusione, reso pubblico già in questa fase. È stato invece concluso in segreto, tenendo gli italiani all'oscuro delle sue implicazioni sul piano militare, politico ed economico. Questo è stato preso da un articolo di giornale, non me lo sono inventato io, ecco perché l'ho citato, il Manifesto Aprile 2007, a firma di Manlio Tinucci e Tommaso Di Francesco. Siccome Hub ha bisogno appunto per la sua efficacia maggiore delle scie chimiche che contengono, attenzione però, polvere di ferro, polvere di alluminio, scusate, che provoca l'Alzheimer, polvere di argento, particolato di bario che può provocare in grandi quantità, siccità o anche grandi alluvioni, quindi possono fare qualsiasi cosa, dai terremoti fino all'influenza del comportamento umano. Come vi stavo dicendo, poi me ne sono dimenticato, a proposito del Desert Storm 91, sapete che hanno usato
Queste frequenze che inducono alla passività le hanno sparate sull'esercito di Saddam Hussein, quando Saddam Hussein, d'accordo con l'ambasciatore statunitense al quale aveva chiesto se noi dovessimo rivendicare qualcosa sul suolo nazionale del Kuwait, voi che cosa rispondereste? Nulla, non sono affari che ci riguardano, è una trappola. Saddam Hussein entra in Kuwait e si scatena il Desert Storm, era già tutto preparato. Sparano questa frequenza che induce alla passività, l'esercito di Saddam non spara nemmeno un colpo. E fin qui io potrei anche essere d'accordo, essendo un abitante dell'Occidente, che magari crede minimamente alla teoria del sanguinario assassino, che poi si scopre essere stato messo dagli Stati Uniti, non è che ce l'ha messo la Cina. Che cosa fanno? Gli statunitensi chiamano le buste e li fanno seppellire vivi, non è che li prendono prigionieri. Naturalmente questo è emesso da alcuni documenti desegretati della CIA. Vi faccio sentire il suono di Hart. Non lo volete sentire? No, forse no, siccome questo non è mio, può darsi che non si riesca nemmeno a farlo suonare. Io aspetto adesso un po', ma non. Comunque fa un suono molto brutto, una sorta di gracidio molto sospetto. Forse devi chiudere la presentazione. Sì? Non importa, Ennio, no, dai, non glielo facciamo sentire perché veramente è un brutto suono. In rete si riesce a recuperare? Sì, in rete c'è, Tenkeremi lo trovate. Allora, questa è un'altra frase di Bertolt Brecht, a proposito di chi continua a dirci che queste sono tutte falsità. Bertolt Brecht ha detto questa frase meravigliosa: chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi conoscendola la chiama bugia è un delinquente. Ecco il cervello umano come funziona. Cioè, l'ipotalamo, tutte le parti del cervello, l'ipofisi, l'epifisi, lavorano tutte secondo delle frequenze ben particolari che adesso sono state mappate, per cui possiamo far fare all'individuo qualsiasi cosa. Attenzione che Hart lavora anche con i satelliti artificiali e lo Space Lab. I satelliti artificiali sono precisi fino a 2 cm quadri. Per cui se in questo momento volessero farmi venire un infarto, e ci sono molti infarti sospetti e aumenti di infarto in nazioni cosiddette canaglia, o anche dove vogliono causare, come ha detto Solange Manfredi, del caos, c'è stato un aumento del 50% degli infarti. Sembrano morte naturali, ma sono provocate. Perché l'aorta, appunto l'ipofisi, l'ipotalamo, tutto il cervello, tutte le parti del cervello funzionano in relazione a quelle onde di cui vi parlavo prima. La natura è meravigliosa, questa è una rappresentazione, la natura sezione aurea, DNA sezione aurea, il canto armonico che noi possiamo fare per ristabilire la pace e la tranquillità del nostro organismo. Io faccio canto armonico, ecco perché l'ho messo, per ristabilire anche l'equilibrio dei chakra. Lo facciamo in questo senso, ecco, adoperando queste vocali che mettono sovraarmoniche e sottoarmoniche. Questo è un altro esempio, e così via. Questa è una raffigurazione della madre terra, Gaia. La terra emette una frequenza, abbiamo detto, e se la andiamo a manipolare causiamo di conseguenza una malattia generalizzata, uno stress generalizzato. La Terra emette una frequenza ben particolare nell'intercapedine fra la ionosfera e la superficie. Questa frequenza è stata precisamente calcolata da un fisico tedesco che si chiama Otto Winfried Schumann. Dico nome e cognome perché da non confondere con il musicista romantico Robert Schumann, ma evidentemente qualche forse